È abbastanza strano iniziare un video così, ma amici miei, lo devo fare, o meglio, potevo anche non farlo, semplicemente mettervi una stringa di testo, ma preferisco a voce, insomma. Mi sono reso conto soltanto alla fine del video, quando ho stoppato la registrazione, che all'interno del software di registrazione, perché si sa, mai rendere le cose semplici, bisogna sempre complicarsi la vita, siccome recentemente si è aggiornato e praticamente mi ha resettato delle impostazioni, non me ne ero reso conto e quindi la qualità del video sarà abbastanza bassa, la qualità video intendo, poi l'audio invece andrà bene, andrà come al solito, quindi perdonatemi, ma è andata così, non ho sinceramente lo sbatti di rifare la guida, più che altro non ho il tempo. Ad essere onesti, comunque quello che si deve leggere si legge tutto perfettamente, eh? Non è che compromette chissà che cosa. All'interno del ride, mamma mia, ci sono dei quadratini grossi come delle piastrelle del bagno. In ogni caso vi lascio al video, godetevelo per quello che sarà. Ciao! Benvenuti miei ombre in una nuova guida ride a 7 stelle su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Non mi capita spesso di dirlo, direi che è un evento più unico che raro. Ma lo devo dire, l'evento di Infernape è iniziato settimana scorsa, pensate un po', e perché non ho pubblicato il video prima? Non ero a casa, non avevo l'attrezzatura e quindi non ho potuto registrare. Direi molto semplice, ma comunque sono presente per la seconda ondata. Spero che qualcuno di voi ancora possa aver bisogno del mio aiuto o perché no, semplicemente vi garba, vi gusta vedere le mie guide Pokémon e... In ambedue le situazioni, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto con un commento, lasciate anche un like, iscrivetevi, attivate la campanella, solite cose, ma se ve le ricordo è perché sono molto, molto importanti. Seguitemi anche sul secondo canale Shadow TV Legacy, su Instagram, su TikTok, ci sono un po' ovunque a dire la verità. Tutti i link qua sotto nella descrizione, mi raccomando, fatelo perché mi supporterete un casino. E in più, se vi volete abbonare al canale, insomma, per tutti gli abbonati, sappiate che subito dopo questo video partirà il giveaway per vincere. Ci saranno in palio, insomma, tre Pokémon. Tre copie esatte del Pokémon che andrò ad utilizzare contro Infernape per sconfiggerlo. E tra l'altro sarà anche comunque già di per sé un gran Pokémon, un bel Pokémon da collezione, Shiny con una Master Ball. Per tutti gli abbonati di livello 2 e di livello 3 al canale... Addirittura potrete partecipare continuamente perché ci sarà un bot che spammerà nella sezione apposita del mio server Discord. Raid Shiny, raid di Pokémon Shiny. Ragazzi, ne potrete prendere a bizzeffe, quindi, insomma, cosa state aspettando? State aspettando che io inizi il video, vero? Sì, ho parlato anche troppo. Allora, Serbi, ogni tanto permettetemi di farmi un minimo, dico di neanche pubblicità, come la vogliamo chiamare. Comunque, ci siamo capiti. Allora... L'evento, dicevamo, è partito settimana scorsa, quindi 4-6, e poi questa settimana invece dall'11 al 13, a domenica 13. Il nostro bel Pokémon sarà di livello 100, il suo moveset è emblema della forza assoluta, non si può incontrare Shiny, terra tipo roccia, e poi, insomma, solita roba, non ve la sto nemmeno a leggere perché non penso interessi a qualcuno, sappiate però solamente che, insomma, è un buon ride di nuovo, per il farming delle spezie e quindi penso di avervi detto tutto e anche di più. Qua si è abbuiato, intanto noi ci siamo appisolati, vero cucciolone? E sì, il Pokémon che andremo ad utilizzare è proprio Komoho, che finirà appunto anche nel giveaway, come vi dicevo prima. Allora, mi raccomando, per aggiornare i raid, per attivare l'evento, se ancora non lo avete fatto, dovete collegarvi ad internet con il tasto L dal menu, oppure se non avete internet, insomma, Poké Portale, dono segreto, ricevi le news dal Poképortale. Tutto ok? Tutto ok. Dopodiché aprite la mappa e recatevi. Siamo sempre a Paldea, eh? Ok? Recatevi dove c'è l'iconcina del Pokémon, che vi assicuro essere l'iconcina del tipo roccia, con lo sfondo nero e i cerchietti luminosi. Bene. Andiamo a vedere come... Andiamolo a vedere. Allora. Info. Abbiamo terra tipo lotta, strumento conchinella, nel giveaway però darò comunque una Master Ball perché conchinella è facilmente reperibile. Cambiamo schermata, abilità antiproiettile molto importante perché ci andrà a proteggere da alcune mosse a base di proiettili e bombe, in modo particolare da Sfera Pulsar di Infernape, mentre le mosse schiaccia corpo, la nostra mossa principale per andare a fare danni,
vasto impatto che ci servirà esclusivamente per all'inizio caricare la terrasfera e per abbassare il suo attacco, ferro scudo per potenziare la nostra difesa, ma soprattutto per potenziare schiacciacorpo. Provocazione facoltativa, diciamo che può servire, nel senso che in questo modo andrete a privare Infernape dell'utilizzo delle status, quindi danza spada e quant'altro, ok? Meraviglioso. E infine vi ricordo anche che il Pokémon è di natura Scaltra. Infine niente, mi sono scordato di farvi vedere le IV. PS in difesa e il resto in attacco. Ok? Adesso sì che vi ho detto tutto, quindi approcciamoci al raid e affrontiamo in solitario. Ormai non lo ricordo nemmeno più, le mie guide sono esclusivamente per chi gioca da solo. Ok? Cioè, se poi volete giocare in multiplayer, a far vostro. Però, nel senso, sono guide che funzionano in single player al 100%, anche perché io gioco sempre solo. Strategia veramente, veramente molto, molto semplice, eh? I partner non ci interessano. Grazie comunque per prepotenza. Vasto impatto. Si parte così. Non utilizzate alcuna status su di voi, su voi stessi, prima che lui resetti le stat appunto nostre. No, spargi i semi, ci fa perdere tempo e basta, non ci serve a nulla. Vabbè. Carica di terrasfera via. E vasto impatto. Poi appena resetterà utilizzeremo ferro scudo, eh. Intanto così abbassiamo il suo attacco e carichiamo la Terrasfera. Vasto impatto, l'ha preso, sì, l'ha preso. Quindi questo in realtà è il numero 3. Ecco, adesso ha annullato. Però io comunque un altro vasto impatto glielo fo. Quindi siamo a 3 vasti impatti. Vasti impatti. Tre volte vasto impatto. Ok. Ok. Con comodo. Fai pure, tranquillo. Oh, è stato anche scottato addirittura. Dai, mamma mia, quanto sei lento. Allora, fai lo scudo. Sì, l'abbiamo fatto tre volte, ok. Volevo ricontrollare per sicurezza. Ferro scudo. Direi che ce lo spariamo tre volte, eh. Quindi tre vasti impatto, tre volte ferro scudo e poi praticamente abbiamo finito. Se volete utilizzare provocazione, potete anche utilizzare provocazione senza alcun tipo di problema, ma non è così fondamentale. Accumula energia, fai quello che vuoi, basta che ti dai una mossa. Ok, via il meno 3 in attacco. Mamma mia, quanto è lungo. Se tappare. E questo è il terzo ferro scudo, vero? Sì. Come vedete, non ci fa quasi nulla di danno. Ok. Eccoci qua. Come vedete, siamo a più 6 di difesa. Quindi, lotta. Adesso dobbiamo caricare la terrasfera, quindi utilizzate schiacciacorpo. Facciamo anche un pelino di danno. Non troppo in questo caso, perché ancora non siamo terra cristallizzati, ma sempre meglio di niente. Se volete potete anche utilizzare in questa fase qui, volendo, un'altra volta vasto impatto, così da abbassargli l'attacco, però è uguale, insomma. Vai. E noi praticamente abbiamo finito. Cioè, schiacciacorpo fino a che non avremo vinto. L'unico modo che ha probabilmente per tirarci giù è con colpi critici consecutivi. Non vedo altra soluzione per lui. Eccolo. Ok, ha fatto un bel po' di male questa volta. Ma adesso, tranquilli, recuperiamo vita. Yeah!
Allora, con provocazione tecnicamente forse si è leggermente più safe, perché lui non andandosi a potenziare, no? Però si perde poi tempo, cioè alla fine chi se ne frega. Andiamo a dritto così, ce la rischiamo un po'. Forse se prima mi avesse fatto un brutto colpo, magari sarei potuto anche andare KO, ma... Non possiamo basare la nostra strategia sul suo possibile brutto colpo, no? E con questo penso che gli romperemo lo scudo, esatto. Davvero molto semplice, eh? Che ne dite? Si è sbilanciato e noi gli andiamo a dare il colpo di grazia. Lotta, schiaccia corpo. Bium! Addio, Infernape. Chi sarà il prossimo a finire nei raid da 7 stelle? Fatemelo sapere qua sotto con un commento. Io non lo so. Chiederei se dovessi scegliere così, in maniera... No? Dal cuore, di cuore. Direi Fraligator, mi piacerebbe. Allora... Sì, intanto che pensavo... Ho saltato probabilmente Preverbal. Va bene. Fraligator mi piace un botto, quindi... Vabbè, ce ne ho già uno shiny, chi se ne frega. Nel senso, però... potrebbe essere un bel evento, dai. Voilà. E anche per questa guida anomala, arrivata leggermente in ritardo e tra l'altro arrivata in serata rispetto al solito pomeriggio, è tutto. Guardate, due spezie nascoste. Top. Teraliti, c'è 8 abilità che ormai lo droppano praticamente come se piovesse. E ci siamo. Che bello, ragazzi. Abbiamo fatto. Primo tentativo. Puliti puliti. Liscio liscio. E via. Riordiniamo un attimo i box. Eccolo qua. Il box dei Pokémon a 7 stelle. Dovrei averli messi tutti. Bellini, eh? Beh, era da un po' che non mi facevo vedere i miei box, mi pare. Comunque, per questa guida è tutto. Fatemi sapere qua sotto con un commento, ma ve l'ho già chiesto, cosa ne pensate. E se vi va di condividere con me e con gli altri membri della community altre build, altre strategie, benvenga, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Mi raccomando, seguite anche la serie e le guide di Zelda Echoes of Wisdom. E basta. Ciao!